Ha preso il via ieri sera con il concerto di Natale nella chiesa della Madonna delle Grazie a Torre del Greco, a cura dell'orchestra e virtuosi napoletani, la tre giorni promossa da Ascom e Confesercenti con il sostegno della Banca di Credito Popolare. Una banca che è sempre vicina al suo territorio. La banca che cerca di essere vicino al territorio, soprattutto per queste iniziative come quella di Atmosfera, che in qualche modo, come dire, portano un po' anche di cultura sul territorio, perché mi sembrano degli artisti di assoluto livello, quindi anche questa città deve fare uno sforzo maggiore e quindi investire un po' sulla cultura. Sono dei concerti sicuramente di spessore e speriamo che il contributo della banca possa servire a dare una maggiore serenità a questa città che ne ha tanto bisogno. Una richiesta che è arrivata dall'Ascom e da Confesercenti. Sì, è arrivata dall'Ascom, ma dalla Confesercenti, ma è arrivato da un gruppo di torresi, di commercianti, che sono clienti, soci della nostra banca, e quindi in un, come dire, anche in un'idea di collaborazione, ma io dico di mettere in rete le forze positive della città, ci stava tutto l'intervento della nostra banca. È una banca che appartiene alla città, anche se poi oggi ha una dimensione sicuramente regionale, si sta rafforzando e sta crescendo, però in questo momento è la banca dei torresi e quindi ci teniamo che noi su Torre del Greco diamo, come dire, puntualmente attenzione a quelle che sono queste bellissime attività. Siamo a pochi giorni dal Natale, il suo augurio alla città? Ma un augurio di serenità, di calma. Abbiamo passato 2 anni con il Covid, adesso ci sono ancora la guerra che ci dà una preoccupazione anche sull'economia, però io credo che questa città abbia sempre avuto la forza di reagire e di riscattarsi. Io vedo in prospettiva un momento positivo, pensiamo positivo, quindi sicuramente con un po' di buona volontà da parte di tutte le istituzioni, i privati e anche noi come banca, sicuramente possiamo guardare al futuro con maggiore positività. Luca, parte stasera Atmosfera in collaborazione con la Bazzarra su iniziativa di Ascom e Confesercenti, un concerto di Natale qui alla Chiesa della Madonna delle Grazie con i virtuosi napoletani. È un concerto, come dire, di buon auspicio, no? Che apre questa mini rassegna, musica cameristica, musica bella, musica, diciamo, che apre l'animo, perché hanno scelto un repertorio di musiche da film, quindi che hanno, come dire, sicuramente, come dire, un impatto noto sul pubblico che si riconosce in queste storie. Ricco il programma di eventi che proseguirà oggi con spettacoli itineranti nel centro storico. Una proposta di jazz con Marco Zurzolo e Matteo Franza, quindi due gruppi, una proposta di musica popolare con gli Ars Nova e poi soprattutto tanti artisti, c'è una parata itinerante di un gruppo straordinario che si chiama Baracca di Buffoni, con uno spettacolo dal titolo Flair, tutti vestiti di bianco con questi fiori, quindi inneggiano alla leggerezza, molto onirico, molto felliniano. Attività anche di coinvolgimento sulle giocolerie con Guido Burzio, una installazione di live painting a cura di Veronica Art e altri artisti di strada. Il terzo giorno i commercianti hanno voluto dedicare uno spazio all'animazione, l'animazione pura verso i bambini, con quello che sono i temi natalizi in questo periodo vengono richiamati attraverso l'animazione. Questa esperienza così fatta in fretta, così velocemente organizzata, però lascia una traccia molto positiva di una sinergia che si è trovata nel bisogno tra operatori culturali come me, istituzioni, amministrazione comunale, Regione Campania, sponsor privati come la Banca di Credito Popolare, che dobbiamo ringraziare perché, come dire, è l'unico ente finanziatore di questo progetto, i commercianti, quindi categorie Ascom e Confesercenti, artisti, i quali si sono impegnati a venire a suonare a rimborso spese, a piccoli cachet. L'augurio alla città che io faccio è quello di ritrovarsi in questa collaborazione vicendevole che in qualche modo la vita ci porta a
a girare come una ruota. Una volta ne ho bisogno io, una volta ne hai bisogno tu, ma di collaborare insieme e soprattutto di puntare sulla cultura. Perché la cultura non come contenitore semplicemente di eventi culturali, ma la cultura come visione di un processo di crescita sociale. I commercianti sentivano la necessità di promuovere delle iniziative sul territorio in queste festività natalizie. Noi abbiamo la responsabilità, il dovere, ma soprattutto dobbiamo tutto alle nostre fortune, alla nostra città e ai cittadini. E quindi è con grande orgoglio dal 2018 che lo facciamo ed è il minimo che possiamo fare per la città di Torre del Greco, ma soprattutto per i cittadini torresi. Siamo a pochi giorni dal Natale, il suo augurio alla città? L'augurio che questa città torni al posto che merita, è a mio avviso la città più bella dell'Interland e non lo dico soltanto io, abbiamo il dovere di preservarla, di amarla, di curarla e come rappresentanti di associazioni di categoria è il minimo che possiamo fare tutti quanti, il monito che posso dare ai miei concittadini è questo, amiamo questa città, cerchiamo di supportarla per quanto sia possibile nelle nostre forze.